Sono passati 6 anni. Alberto Piatti, segretario generale di AFSI, di quei volontari che abbiamo visto nella storia, oggi Charles e i suoi amici, quei bambini, dove sono e che cosa fanno? Innanzitutto devo dire che è stata un'azione molto coraggiosa e un po' folle andare in quel periodo a fare questo servizio, che ha reso un grande servizio a questi ragazzi, perché nessuno ne parlava. Questi ragazzi stanno tornando tutti a casa, a scuola. A quel tempo c'erano 1.600.000 sfollati che vivevano in campi che lì sono ben documentati, in situazioni drammatiche. L'accordo di pace, anche se non formalmente siglato, permette condizioni di sicurezza migliore, quindi stiamo riaccompagnando i ragazzi nelle loro case, riabilitando scuole e soprattutto centro sanitario. Ci sta dicendo che, come non accade mai, questa assomiglia quasi a una storia a lieto fine? Questa è una storia a lieto fine dal punto di vista delle violenze della guerra. In questo servizio c'è una drammatica testimonianza di un ragazzo che racconta cosa ha dovuto fare per essere costretto a fare il soldato. Molti di questi ragazzi, ascoltando i quali l'unica parola possibile è la capacità di perdonare, insegnare a perdonare, la grande parola cristiana del perdono, sono diventati attori e protagonisti della loro vita. E con questa forza stanno pian piano ricostituendo un piccolo nucleo di società ugandese del nord Uganda e sono la speranza di questo paese. Quindi, insomma, per una volta anche una di queste guerre dimenticate, queste storie che non si raccontano mai, in qualche misura è finita bene.